Natale, anche se in ritardo. Nei minuti di recupero, buon Natale. Buonasera a tutti. Prego. Buonasera, mister. Buonasera a lei. Una partita, si può dire una partita giocata bene con la volontà di vincerla. Questi possono essere stati gli ingredienti fondamentali per ottenere i tre punti stasera. Sì, sono d'accordo. Una partita giocata bene da tutte e due le squadre. Inter-Napoli è stata una bellissima partita stasera, dove tutte e due le squadre si sono affrontate a viso aperto, volevano vincere. Secondo me noi nel primo tempo siamo stati bravi ad andare a pressare alto, non permettergli di venirci sulla nostra, dentro la nostra metà campo, perché poi hanno questo modo di aprire, di girare palla a tre, di aprire i due quinti molto alti, di mettere questi due trequartisti, Ruiz e Insigne, sotto Milik, che ti creano delle difficoltà in base alla qualità che hanno per difenderti. Poi nel secondo tempo avevamo speso un po', non siamo andati a acchiappare tutto quel vantaggio che nell'atteggiamento ci eravamo ritagliati, e abbiamo dovuto anche difendere. C'è stato 10 minuti, un quarto d'ora dove loro ci hanno fatto girare palla e ci siamo dovuti abbassare con la squadra al limite dell'area, però quello succede pur mantenendo quella convinzione che poi, come ha detto lei, ogni qualvolta si recuperava palla si tentava di ripartire e di andare a far male, perché la squadra voleva vincere e l'ha fatto vedere fin da subito con quella presa di posizione di Cardi, di calciare subito da metà campo in porta, ecco, insomma. Prego. Buonasera, volevo chiedere come vanno i lavori per Martinez a livello di fase difensiva, nel senso in allenamento, se sta migliorando e se secondo lei se è maturo il tempo di magari provarli una volta insieme lui e Cardi all'inizio. Secondo me dite bene quando dite che va provato. Io ci metterei anche Keita dentro a questa vostra indicazione o valutazione, perché anche Keita è un calciatore che quando riparte, c'è da vedere se poi la squadra in quel quarto d'ora che si è dovuta abbassare e ha difeso nel secondo tempo, c'è da vedere se poi si riesce a mantenere un ordine difensivo, un blocco squadra sotto palla per sopperire a una squadra che ha le qualità del Napoli, perché il Napoli ha qualità vera, se non ve ne siete accorti ve lo dico io, qualità di quella vera, non tanto per chiacchierare come si fa sempre. La palla viaggia a 2000 orari con delle scelte, con delle motivazioni, con dei contenuti, e c'è da riempire la partita, non c'è da tirare una volta in porta e magari anche un gol, ma c'è da riempire la partita per 95 minuti. È una scatola dove dentro ci devi mettere roba di continuo. Se qualche volta stai al di fuori di questa scatola qui, quegli altri ci pigliano vantaggio. Poi te fai un gol, ma in quel non fare squadra, in quel non fare corse, in quel non fare fase difensiva, ci sta di prenderne due poi di gol. E il tuo non valga. Sì, ma no, era anche la mia risposta è sul futuro. Perché con i Napoli ci sa da rigiocare e di Napoli ce ne sono altre di squadre. Squadre forti, nel senso che tu devi fare roba, devi fare sottopalla, devi fare corsa, devi fare fase difensiva, come Mauro in quel quarto d'ora del secondo tempo e si è abbassato davanti ai mediani lì, è venuto a prendere palla, a fare falli, a lottare, a prendere la respinta sporca dei nostri difensori, perché questo succede. Però probabilmente avete ragione, insomma, ecco. Prego. Alessio Pizzio,
Pianeta Napoli. Mister, mai visto il Napoli così in difficoltà nelle uscite da dietro, cosa che invece alla tua squadra devo dire è riuscita molto bene. L'hai preparata proprio su questo fondamentale? No, io preparo poco e dal tuo allenatore ho tutto da imparare, per cui lui probabilmente, anzi sicuramente le prepara meglio di me. Chiaro che poi nell'atteggiamento è quello del riuscire a fare queste scalate in avanti fatte di forza, di corsa e fatte di letture tempestive tutti allo stesso momento, ecco. Quello è un momento, il calcio di rinvio, dove si va a prendere delle posizioni offensive, si dice a creare delle pressioni come posizionamento sulla costruzione avversaria. Quasi tutte le squadre hanno i difensori forti di testa e se gliela fai buttare diventa una palla di nessuno, nel senso che c'è da vedere chi la prende, perché anche se la prendi di testa te, però poi è sempre una spizzata, è sempre una palla che ha da essere pulita, rimane sempre una palla sporca. Per cui il fatto noi sia, oggi dovrai scrivere che sono due fortissimi di testa, anche se c'era Milik, di là c'è Koulibaly e ci sono da tutte le parti centrali forti che poi ti vengono a montare addosso, uno fa sempre la fase difensiva, fa l'apertura, uno si viene a montare addosso, per cui fatto di tentare di giocare, se ci riesci diventa una possibilità di azione in più, se glielo togli diventa la possibilità di un recupero palla in più, cioè da vedere lo sviluppo che ha, ma lo fanno tutti, insomma l'hanno fatto benissimo anche il Napoli stasera. Le ultime due, una dietro lì e una qui davanti, prego. Vado io? Sì. Luciano, metto in relazione questa partita con quella con la Juve. Siccome mi sembra che nessuno come l'Inter abbia messo in difficoltà le due che stanno davanti, allora volevo chiedere complessivamente cos'è che ti sta piacendo di più proprio sui contenuti e cos'è che invece ancora c'è un po' da lavorarci. Mi sta piacendo quelle che sono le intenzioni, quello che ha fatto la squadra anche stasera, è entrata dentro con la determinazione di portare a casa 3 punti. Poi in alcuni momenti non si riesce a mettere questo punto del dire questa la gestisco io, perché è una roba difficile da gestire e la cambio in questo modo e ti restituisco, entro dentro questo tourbillon, entro dentro questa situazione difficile e ti do una situazione facile da gestire. Noi sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto, come si diceva prima alle televisioni, del portare a casa quella situazione dove ci ho preso il vantaggio, facciamo fatica, rimettiamo sempre in discussione il portare a termine quella che è la mia missione in questa zona del campo, a volte non ci riusciamo fino in fondo. Gli diamo questa parabola che sembrerebbe che poi invece c'è sempre qualche cosa che va storto e non riusciamo a portarlo in fondo, quel vantaggio lì, perché anche stasera nel primo tempo, insomma, secondo me la squadra aveva lavorato delle situazioni per portare a casa qualcosa di più di quello che era uno streaming sito 0-0, ecco. L'ultima. Per questa domanda faccio appello alla sua notoria onestà intellettuale. Lei ha parlato di bella partita, peccato sia stata rovinata sugli spalti dai bu razzisti all'indirizzo di Koulibaly, dai cori inneggianti al Vesuvio per i quali Ancelotti ha chiesto alla Procura federale 3 volte la sospensione. Volevo sapere da lei se li ha sentiti e cosa ne pensa. Ora noi di campo in questo senso qui si sta a sbracciare, a sbraitare su quelli che sono comportamenti dei calciatori e via dicendo, però faccio fede alla sua qualità intellettuale e credo a quello che mi dice lei. Non vanno fatti, perché se il giorno di Natale ci sono 65.000 persone che vengono a vedere una partita, questa è la forma che gli italiani gradiscono, che i tifosi di tutto il mondo gradiscono, è un intrattenimento, uno spettacolo dove
dove poi ci si trova il piacere di fare quello che ci piace, di andare a trovare una situazione che mi dà soddisfazione, che mi fa piacere, ecco. E questo è un cambio di mentalità che bisogna fare. Da fare, perché è giusto che poi l'obiettivo nostro sia far tornare il nostro calcio ai vertici a livello europeo. Grazie a voi. Grazie e buona serata.